Quello al bancomat della filiale Biper di località Piano La Barca a Paglieta è il terzo colpo nel giro di una settimana nel territorio frentano, nuovamente nel mirino della banda della Marmotta. Dopo il postamat a bomba senza bottino sabato scorso, mercoledì infatti era stata la volta del postamat a Fossa Cesia. Anche nel caso odierno il metodo utilizzato è ormai il consolidato uso dell'esplosivo per far saltare la cassa continua. Il bottino si aggirerebbe attorno ai 30.000 euro, nel bancomat infatti erano stati caricati per il fine settimana 40.000 euro circa, a cui vanno sottratti gli eventuali prelievi del venerdì pomeriggio e i 4.000 euro circa di banconote che i malviventi hanno lasciato a terra prima di fuggire, poi recuperati dai carabinieri. Sull'episodio infatti sta indagando la compagnia di Atessa, protagonista un anno e mezzo fa, assieme ai colleghi di Lanciano, degli arresti in flagranza di una banda che stava facendo razzia sul territorio sangrino e frentano. Non è possibile sapere se sia la stessa banda di bombe Fossa Cesia, ha commentato il comandante della compagnia di Atessa, Alfonso Venturi, ma stavolta l'esplosivo è stato calibrato meglio rispetto a quanto fatto a Fossa Cesia. I carabinieri ipotizzano la presenza di un palo lungo la strada perché la pattuglia radiomobile, che era un paio di chilometri di distanza, è arrivata sul posto in pochissimi minuti, quando però i banditi erano già andati via. Si cerca un'auto bianca, non un'utilitaria però, ma sarebbe un SUV o un furgone a bordo del quale i banditi sarebbero fuggiti. Il botto della Marmotta anche questa volta ha devastato i locali interni della filiale, messi in sicurezza già nel corso delle prime ore della mattinata da una squadra di operai. Abbiamo placcato e messo in sicurezza tutto e va bene così. Dopo, la prossima volta, sì, cioè prossimamente si mette il bancomat nuovo.